Benvenuti e bentornati ad Ulisse, il piacere della noia. Oggi ci troviamo a Porto Gruaro, luogo natale del grande e mitico Loren e città storica del vento e di tutto Nord Africa. E sì, perché Porto Gruaro deve molto alla sua strategica posizione geografica. Pensate che grazie ai numerosi scambi economici e commerciali questa città divenne ben presto la più ricca della galassia e persino i più grandi e imponenti Maharaja dell'epoca venivano a prostrarsi alle sue mura, segno che la stagione delle piogge era cominciata. Porto Gruaro nacque attorno al 1200 d.C. ad opera dell'architetto e cantante Philip J. Porto Gruaro. Il sogno di Philip era di creare una città che somigliasse il più possibile a Venezia e che fosse piena di arcobaleni, banane e scimmie. Al suo 18° compleanno, suo padre, Regulus V Porto Gruaro, decise di donare al figlio questa città, a piccola condizione che la sua anima fosse sacrificata a Satana per il resto dell'eternità, che allora si credette fosse l'anno 3012. Mi trovo sopra i leggendari mulini di Porto Gruaro. Queste opere millenarie superano ancora oggi la prova del tempo. Con un po' di arguzia possiamo ancora scoprire come funzionavano questi possenti macchinari. Ecco grosso modo come funzionano questi grandi mulini. L'acqua sporca entrava da questa parte del fiume, si faceva una centrifuga in questi possenti pale e usciva dall'altra parte del fiume, pronta ad essere bevuta dal popolo romano. A quel tempo non esistevano i bicchieri come li conosciamo oggi e metà delle persone moriva di sete. I romani di Porto Gruaro erano molto esigenti e spesso non si accontentavano di muoversi su due piedi come il resto del popolo romano, ma cercava sempre nuovi metodi di spostamento. Con un piede, strisciando, saltellando e rotolando. Come ogni romano che si rispetti, anche al portogruarese medio piaceva molto l'aspetto ludico dei dadi, con qualche piccola variante. Quello che vedete alle mie spalle è il municipio di Porto Gruaro. Pensate, a più di 10.000 di milioni di miliardi di anni. È punto da punto di ritrovo per importanti uomini d'affari, illustri cardinali e qualche dinosauro, tra i quali ricordiamo il T-Rex e lo Stegosauro. E fu proprio quest'ultimo ad ispirare il Bernini, Michelangelo e SpongeBob a scolpire questa struttura che ancora oggi sovrasta piazza del municipio. Questo è il famoso ponte di Baracca, dove c'è Pierino che fa la cacca. Su questo ponte vengono narrate molte leggende. Un'antica usanza portogruarese consisteva nell'attraversare tutti i ponti in soli 4 passi, pena l'asportazione delle orecchie. Col tempo questa usanza venne superata ed estesa a tutte le superfici pavimentali. La porta di San Nicolò, che dovrebbe essere alle mie spalle, si credeva fosse invisibile. Solo oggi sappiamo che c'è stata rubata da un barbone. Era una porta fantastica, alta circa 5 kg, tempestata di arcobaleni e pietre preziose. Si dice fosse rossa, ma non un rosso normale, rosso scuro. E oggi, in esclusiva su Ulisse, grazie alla computer grafica, possiamo far rivivere come se fosse realmente tra noi la porta di San Nicolò. Fantastica! E con l'enorme maestosità di Borgo San Nicolò, la puntata di Ulisse finisce qui. Grazie per non aver cambiato canale e buona serata a tutti!